Siamo al Palazzo Comunale di Pistoia, terza tappa della mostra Second Life all'interno del progetto di Alia, l'arte dal recupero e quindi il valore del riciclaggio, in compagnia di Marco Meneguzzo che è il curatore. Siamo arrivati alla terza tappa di questo viaggio. Che cosa racconta questa mostra e come si inserisce all'interno del progetto? La terza tappa è effettivamente una terza tappa, cioè segue le altre due e non si discosta molto. La cosa interessante è che questa è una mostra itinerante in Toscana e in città molto importanti, ed è quello che vorrà essere anche nelle prossime edizioni, perché ci saranno delle prossime edizioni che saranno ancora più, diciamo così, più interessanti forse, non tanto per la qualità delle opere, ma per il numero dei partecipanti alla selezione. Infatti queste opere, che sono 30 opere di 30 artisti, 30 giovanissimi artisti, sono il risultato già di una selezione di oltre 100 artisti. E poi naturalmente abbiamo fatto molta fatica a scegliere i tre vincitori, che sono qui alle mie spalle, e anche le menzioni speciali. Perché abbiamo fatto fatica? Perché la qualità è stata alta. È stata alta ed è stata alta per un motivo molto semplice. Il tema è un tema molto sentito. Cioè non è un tema occasionale, ma è un tema assolutamente introiettato. Quindi questo in qualche ci ha quasi stupito. Quindi in qualche modo veramente in questo caso il viaggio è la meta, perché la volontà è di continuare e di sensibilizzare attraverso questa iniziativa. Naturalmente io come curatore guardo gli artisti, mi fa piacere che Alia abbia fornito, diciamo così, la possibilità dei giovanissimi di essere mostrati. E questo è molto importante. Se ci saranno nelle prossime edizioni ci sarà altrettanto interesse da parte dei media, perché questa volta è stato un interesse strepitoso, quasi superiore alle aspettative, ecco allora che questo contest, questo concorso potrebbe diventare un concorso di portata nazionale. Per certi versi lo è già, perché tutti questi artisti, questi giovani artisti vengono da tutta Italia. La portata nazionale sarà nel fatto che potrebbe diventare uno dei premi di riferimento per i giovanissimi. Benissimo, vedo che lei stringe un catalogo che accompagna la mostra. Sì, è il catalogo che accompagna la mostra e che per alcuni di loro è la prima pubblicazione che avranno. Quindi speriamo che nel curriculum, quando diventeranno famosi e anche ricchi, se ne ricordino e citino questo bel catalogo.